Ciao amici, oggi preparo un altro dolce per le festività, sussumelle con la copertura di cioccolato bianco. Queste sussumelle sono un'alternativa alle classiche sussumelle. Mi occorre 600 g di farina, 250 g di mandorla, 5 g di spezie che sono cannella e garofalo, 30 g di arancia candita, un pizzico di sale, 2 cucchiai di lievito per dolci, 120 g di miele, 120 g di zucchero, 200 ml di succo d'arancia e 100 ml di acqua. Per la copertura 350 g di cioccolata bianca. Inizio la preparazione. Nella farina aggiungo le mandorle. Precedentemente le ho frullate senza buccia. Mischio. Aggiungo la cannella e i chiodi di garofalo, 2 cucchiai di lievito per dolci, un pizzico di sale, lo zucchero e mischio tutte le polveri. Una volta mischiate le polveri, inizio a mettere i liquidi. Metto l'acqua, metto il succo d'arancia e il miele. A questo punto inizio a mischiare tutto. Ora metto le arance candite e continuo a mescolare. Come vedete, questa ricetta è facilissima, basta creare solo l'impasto. A questo punto l'impasto è pronto. Deve essere un impasto molliccio e appiccicoso. A questo punto, aiutandomi con un po' di farina, faccio le forme. Prendo un po' di impasto, lo lavoro un po' con le mani. E faccio questa forma qui, ovale. Una volta pronta, la metto su una teglia nella quale ho messo la carta da forno.
Una volta pronte le vado ad infornare in forno caldo e statico a 200 per 15 minuti. Una volta cotte le ho fatte raffreddare, ora passo il cioccolato bianco sopra che precedentemente ho sciolto nel forno a microonde. Le passiamo in questo modo. E le poggio su un vassoio. Una volta pronte le lascio raffreddare. Indurita la cioccolata, eccoli pronti. Ne spezzo uno. Pronti da gustare. Un sapore unico, un'altra ricetta tradizionale di Natale. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.